Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Crambigor che vi parla e oggi andremo avanti con la mia campagna su Empire Total War. Facciamo il punto della situazione. Nell'episodio precedente abbiamo visto che con la mia armata, che era guidata dal principe Eugenio di Savoia, abbiamo cacciato i turchi dall'Europa. Ma adesso che abbiamo fatto ciò, cosa farò io? Prima di tutto cerchiamo di sbarazzarci di questa armata di banditi che minaccia Sofia. Molto probabilmente la conquisteranno, ma io me la riprenderò, cercherò almeno di riprendere il più velocemente possibile. Ok, comunque, come stavo dicendo, adesso che abbiamo cacciato i turchi dell'Europa, proveremo anche a farci un po' di pace. Sempre se non l'abbiamo già stipulata, vediamo un po'. No. Ah sì, ok, siamo già in pace, ottimo. Vi chiedo scusa, ma purtroppo non mi ricordo moltissimo perché l'episodio l'ho fatto tempo dopo il capitolo precedente, quindi... Allora, quindi, il nostro nuovo obiettivo sarà la costruzione della flotta asburgica. Ma al momento non possiamo reclutare nada de nada. È un po' quanto guadagno. 1675 turno. Ok. Adesso ripariamo il prossimo turno, cominciamo anche a riparare le infrastrutture perché dobbiamo guadagnare il più possibile. Comunque dobbiamo esitare la regione delle tasse, non serve a niente. Facciamo fine turno. Speriamo che non succeda niente di grave in questo turno. Almeno io ci spero molto che non succeda niente. Ma purtroppo qualcosa succederà. Quello che temevo è si è avverato. Ok, lavoratori in sciopero. Ok, andiamo a riprendere la città di Sofia. Acceleriamo, ecco fatto. Chiudiamo la resa. Hanno rifiutato, non mi va di combatterla perché comunque sono milizie, una unità di cittadini con pietra, meno due, è inutile anche combatterla. Qualche perdita l'ho subita, ma meno di quello che pensavo. Ok, è ora di iniziare l'opera di ristrutturazione di Costantinopoli. Prima di riparare la città ripariamo l'esterno. Ok, quindi a questo punto quasi quasi con le ricerche tecnologiche comincio a sviluppare anche la tecnologia navale. È un po'... Ok, una volta che ho fatto i proiettili esplosivi comincio a fare la tecnologia navale proprio per migliorare anche le navi. Il mio obiettivo con la flotta sarà questo: andare in uno di questi quattro punti dove poter accumulare risorse. Per migliorare anche la mia economia. Però la flotta dovrà essere anche ben armata, quindi ci metterò anche di vascelli la guerra per difendere da flotte nemiche e dai pirati. Poi in futuro, una mia prossima campagna militare che potrei effettuare potrebbe svolgersi o nel nord Italia, per dopo magari espandermi anche in tutta l'Italia,
oppure espandermi a nord, quindi ad attaccare i prussiani. Poi ovviamente in futuro ci sarà l'opera di invasione della Turchia, ma non in questo, ma non è in questo momento. Ok, non ho neanche bisogno di della flotta per attraversare, ottimo. Adesso è ancora presto per reclutare nuove flotte. Ok, stiamo guadagnando abbastanza risorse. Vediamo un po' se ho truppe militari, esercito, cos'hai qui? Milizia, sciogliamola. Sono soldi che si vanno anche a risparmiare. Ah, intanto proviamo anche la mia seconda armata. Qua a quanto pare il territorio si è tranquillizzato. Vediamo un po' se qui le tasse le pagano. Sì. Qui sì. Sì. Qui sì, anche se sono un po' arrabbiati. Vediamo un po' qui, anche qui le tasse le pagano, qui no, ora le pagano. Dovrebbero essere aumentati i profitti, ora va meglio. Ok, facciamo fine turno. Cosa fa una flotta francese? Oh, so di non essere in guerra con la Francia io. Chi sono? La Slesia. Ma manco. Boh, non so proprio cosa cavolo volessero. Cioè, mi hanno fatto una richiesta assurda, la Slesia. Boh. Ok. Lavoratori in sciopero. Ok, non sono problemi gravi. Adesso ripariamo Istanbul. Anche la caserma ripariamo. Ah, ok, bene. Si sono tranquillizzato finalmente in Polonia. Qua non ancora. Ripariamo qui. Ok. A sto punto facciamo ancora un altro fine turno. Comunque, meglio tenere sempre pronto l'esercito in caso di un'offensiva polacca, perché non mi convincono molto. Intanto non mi piace molto la richiesta che mi hanno fatto della Silesia, io ho paura che mi dichiareranno ancora guerra. Però a quanto pare sono un esercito molto debole, milizie, poca fanteria di linea, poca artiglieria, non sarà un esercito problematico. Ah sì, andiamo un attimo qui la tecnologia, ok. Fermati e comincio a fare la tecnologia navale. Quello è quello che ci vuole meno tempo. Ok, vediamo un po' questo invece fa. Facciamo questo. Ok. Facciamo ancora fine turno. La Spagna.
Ci sto. Loro chiedono delle due tecnologie. Loro me ne offrono una e l'accordo commerciale va bene, ci stiamo, dai. Così miglioriamo anche la mia economia. No, rifiuto, non vi voglio dar niente a voi. Un nuovo gentiluomo, ottimo. O come direbbero i tedeschi e gli austriaci, Wanderwohl. Adesso non so se è così comunque. Miglioriamo la scuola. Ribellione, dove? Rumenia e Moldavia. Ok, muoviamo l'esercito in là. Eccolo qui, l'esercito ribelle. Cosa sono? Folla. Ah, sentite, andiamo già a farli fuori. Non ho voglia di combatterla. Non subite le perdite. E loro ovviamente si salvano. Ma è naturale. Meglio ritornare a Costantinopoli. Vediamo un po'. Non ho molti soldi. Dovrei averne solo 6, ne ho 1668. Però al prossimo turno ne guadagno un bel po'. Però le Indiamen ovviamente, però come navi da guerra queste non vanno affatto bene. Sì, non vanno affatto bene. Ok, facciamo il miniere di ferro, e questo qui mi farà guadagnare un sacco di profitto. Ripariamo, no, non posso ripararlo. Cosa posso migliorare? Vediamo un po'. Miglioriamo il terreno agricolo, sì, dai. Così più avanti dovrei guadagnare molti più soldi. Ok, la mia seconda armata è pronta. La terza armata giù. È sul punto di preparare l'offensiva contro i pirati e la prima armata sta cercando di tornare a Costantinopoli. Prima almeno Polonia, l'Olanda ha chiesto un accordo commerciale, io ovviamente ho accettato, hanno voluto anche i soldi, ma questo non è un problema. E la Polonia continua a farmi fare delle assurde richieste che non potrò mai accettare. Comunque dovrò riaddestrare le truppe, perché comunque sono molto logorate alcune. Ovviamente si salvano. Niente, diamo il colpo di grazia. Fatto. Adesso
Adesso ordiniamo al mio esercito di tornare velocemente a Costantinopoli e riaddestriamo le truppe. Non posso tenere il mio esercito logorato. Però questo qua sei te? No. Ma tu sì. Ah no, aspettate un attimo. Devo reclutare un nuovo generale. Non lo conosco. Rifiuto ancora. Vediamo poco da fare con la banda di ribelli turchi. Se vorranno conquistare, perlomeno se punteranno su Costantinopoli oppure no. No. Mi danneggia solo un po' dell'economia, ma niente di grave. Ok, andiamo nelle tecnologie militari e effettuiamo questo. Oh, il fuoco di fila, quello che ne ho assolutamente bisogno. Mentre qui a Cracovia gli facciamo fare questo. Missione del lavoro. Vediamo un po'. Ah ok, quindi al prossimo turno posso fare la divisione del lavoro, ottimo. Ok. Facciamo rientrare la mia terza armata in Turchia, almeno non in Turchia, nei Balcani. E la nostra seconda armata la teniamo alle porte di Vilnius. No, ok, non costruiamo niente. Se non questo. Sì, facciamo questo. Questo qui cosa fa? Più 3, più 2, però no, meglio questo. Facciamo questo. E qui si è visto, si è visto. Vediamo un po' un attimo a Vienna. Miglioriamo il teatro. E basta. L'episodio lo faccio finire qui. Non succede ovviamente niente, perché come avete visto il mio obiettivo adesso è solo quello di migliorare l'economia del mio del mio impero, per poi cominciare a espandersi in maniera più economica e non militare. Qui è tutto dal vostro Clan Bigore e ci vediamo appena finito il turno al prossimo gameplay. Vediamo un po' prima di concludere l'episodio se non c'è qualcosa da fare. Beh, una cosa da segnalare c'è. Ovviamente queste incursioni sono all'ordine del giorno. Ha messo una nuova città, ottimo. La trasformo in una città di botteghe. Sì. È morto il pirata Barba Nera. Comunque una cosa da segnalare c'è, a quanto pare la Russia si sta espandendo in Svezia.
Buon per loro. E dopo in India invece come sta andando? In Maratha? Ah però, ha già quasi tutto il controllo dell'India. Va bene. Comunque, qui è tutto dal vostro Crambigore e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao!